Come state? Benvenuti in questo nuovo video. Sì, purtroppo sono ritornata dalla Calabria, ma mi è venuto in mente di preparare una cenetta buonissima, tipica calabrese. Visto che comunque nell'ultimo video vi ho mostrato tutte le cose calabresi che abbiamo comprato, tipo salsiccia dolce, piccante, questa sera appunto, per la felicità di Franci, ho già tirato fuori la nostra salsiccia dolce. Infatti ho intenzione di preparare una bella pasta con sugo e salsiccia tipica calabrese. Di secondo invece patate impacchiose. Perché si chiamano impacchiose? Ma che impacchiano cosa? Si impacchiano, si appiccicano. Ah, ok. Se mi dici perché si impacchiano, io non so che cosa significa. Quindi patate impacchiose. Mi viene da ridere perché non è che riesco a dirlo benissimo. Quindi patate impacchiose con salsiccia e poi tipo un paio di fettine di caciocavallo alla griglia, come quelle che avevamo mangiato in Sila. Iniziamo ad aprire questo sacchettino di salsiccia e iniziamo a tagliare un po' di cipolla. Qua abbiamo lo scalogno. Io odio tagliare la cipolla. Iniziamo a piangere. Babba mia. Tritiamola fine fine come piace a me. Adesso andiamo a mettere un filo d'olio nella pentola e poi buttiamoci subito la cipolla. E passiamo alla salsiccia. Prendiamo due pezzettini, una, due, gli altri li facciamo con le patate come ho detto prima. Iniziamo a levare la pelle. C'è Chloe qua sotto, raga, che non vede l'ora di assaggiare qualcosina, ma naturalmente lei non può mangiare niente di tutto ciò. Questo video, raga, è per tutti i calabresi. Devo dire che la vostra cucina è buonissima. Infatti giù in Calabria, raga, ho mangiato tantissimo, ma non sono ingrassata per niente, non so come sia possibile. Franci invece, cioè, più o meno mangiavi quello che mangiavo io, no? Più o meno. Ho messo solo 7,5 kg. Però raga, ho preso 7 kg, io non ci credo. E adesso iniziamo a buttare dentro la nostra salsiccia a pezzettini. Guardate com'è bella rossa, cioè. E adesso vedi che sughettino viene fuori. Guardate come spadello, attenzione, insegnamenti di Franci. Sì, ieri l'ho fatto e una zucchina mi è arrivata sulla coscia, ho urlato tantissimo. Forse aggiungiamo un po' di olio. Giusto un goccino. Salsiccia pronta, guardate che bel colorito, bella rossa. E adesso andiamo ad aggiungere 3/4 di salsa di pomodoro ciliegino. Questo è il nostro preferito, molto dolce. Giriamo. Non potete capire che profumino, mamma mia. C'è quello che si sta leccando i baffi comunque. Adesso la facciamo mangiare. Abbiamo appena messo un bicchiere di acqua calda. Nel mentre diamo la pappona a Chloe, bacio, zampa, grazie, l'altra, brava, terra, a metà, perché lo fai così? Ti muovi da mangiare perché sta morendo di fame, perché se non è che è così tardi, eh? Mettiamole pure l'olio di salmone che già avevate visto all'interno di qualche mio video e giriamo. Chloe, dove sei? Eccola! Pappona? Vai! Buon amore! Sì, piano! Mentre il sugo si cuoce, ho preso già le nostre patate della Sila, mamma mia, buonissime! Inizio a lavarle. Penso che bastino queste. Le laviamo perché le facciamo impacchiuse, quindi tagliate a pezzi e lasciamo pure la buccia. Che sono buonissime lo stesso, eh! Patate lavate, ho preso un'altra pentola e iniziamo a fare il secondo. Accendiamo, anche qua mettiamo l'olio, adesso andiamo a girare il sugo. C'è un profumino in casa,
Iniziamo a tagliare fettine di patate. Aia, abbassiamo decisamente la fiamma, perché sennò qua. Sì raga, sto coso comodissimo comunque per tagliare, perché sennò a mano poi magari le fai una di una misura, l'altra di un'altra. Patate tagliate, guardate che belle che sono, sono super gialle. E adesso alziamo un po' la fiamma e lasciamole andare un pochino, dopodiché aggiungiamo la salsiccia. Qua il sugo lo abbiamo spento, sugo con salsiccia dolce. E adesso iniziamo a mettere pure la pentola dell'acqua. Ciao amore, ma tu hai già mangiato? Ruffiana, amore della mamma. Controlliamo tanto le patate, diamogli una girata. Accendiamo la fiamma. Tra poco però è arrivato il momento di mettere la salsiccia. Comunque sto o non sto migliorando in cucina, raga? Ma vi ricordate all'inizio? Che cioè facevo proprio poco e niente. E pensate che ho tipo un trauma in cucina. Praticamente anni fa, beh, quando abitavo con la mia famiglia, ogni tanto mi capitava di fare la pasta alla carbonara. Peccato che un giorno mi è venuta malissimo e mi hanno preso in giro un sacco. Da quel giorno, no, beh, ma mi hanno presa in giro perché era imbarazzante. Mi hanno detto, ma Vale, ma che cosa è successo? Di solito la facevi buona. E poi, a quanto pare, ho disimparato a farla. Adesso sono anni che non la faccio, Però da lì basta, ha smesso proprio di piacermi come pasta. Ma perché l'avevo fatta malissimo, non sapeva di niente. Era, diciamo, bianca praticamente. Che colore! Mi piace un sacco vedere tutti questi colori in cucina. Cavolo, si stavano attaccando? Un pochino, mi sa che devo mettere altro olio, Un goccio d'olio. A questo punto, raga, iniziamo ad apparecchiare. Portiamoci avanti mentre le patate e la salsiccia si fanno. Anche l'acqua, secondo me, tra un po' bolle, Mo devo svegliare i Franci, però, perché si è addormentato, che è cotto da lavoro. Le patate sono praticamente pronte, Franci si è svegliato, amo, saluta. Ciao. Il sugo è pronto e questa sera ho deciso di fare questa pasta, non mi ricordo il nome, cosa sono? Ah, pappardelle, pasta fresca, questa è pronta in pochissimo tempo. Alexa, stop! Pasta pronta. E poi abbiamo questo, naturalmente è per Franci, peperoncino. Avete presente le piante che avevamo fuori sul balconcino? Finalmente Franci ha fatto il barattolino con il peperoncino sott'olio. E ogni volta che mangiamo qualsiasi cosa, proprio tutto, anche pasta, lo metto ovunque praticamente. Anche nel gelato. Non è vero. Come sarà la pasta, amore? Un po' si è asciugata, Com'è? La faccia. Picca. Ma... Ah, ok. Porca miseria. Però prima secondo me dovevi assaggiarlo senza peperoncino. Picca tanto veramente. Mamma. Pasta approvata, anche a me piace tantissimo. Brava. Brava Vale. Forse ho esagerato un po' con la quantità, Se non mi ascolti. Lui mi ha detto fai 200 grammi a persona, visto che la pasta comunque è più grossa e più pesante. Ho sbagliato. Ok,
fatto 400 grammi di pasta. Mamma mia, che fica. Pensavo, mamma mia, com'è buono. No, è la cosa più bella del mondo. Ok, ora sono più sereno perché mi serve un punto di riferimento. È arrivato il momento di essere... Cos'è che hai fatto? Niente. Ma tu sempre lo fai cadere. Franci sta per assaggiare le patate con la salsiccia. Mamma, ma dovevo fare pure il pesce-cavallo alla griglia. Sei sazio? Cioè, quella è la cosa più buona praticamente. Cioè, questo piatto serve da fare con quello. Non è vero, dai, che scemo. Sono buonissime, vero? Ma il sale mi sa che non l'avevo messo, no? Forse un pizzico proprio. E raga, tra una cosa e l'altra. Ti ho mandato tutto, amore. Raga, buonissime. Prendiamo tutto insieme anche con la salsiccia. Buonissime. So che nei commenti mi direte, ma le patate in pacchiuse con la salsiccia si fanno con la cipolla. Mi sono dimenticata o forse non l'ho voluta mettere. Facciamo un mix delle due cose. Con l'imbrogliona. No, ma anche prima ho detto, boh, vabbè, non pensavo che fosse così fondamentale la cipolla. Però Franci mi ha detto che proprio si fanno così, quindi scusate, invece te la presi. Dai, Chloe, stai mangiando. Ho scorreggiato. Dopo una grande riflessione in base a tutto quello che abbiamo mangiato, in base alle temperature con cui è stato servito il cibo, il servizio, il menù, il conto. 8 e mezzo, dai. Fino ad adesso. Vediamo il dolce se merita. Ma che dolce! Dai, il servizio no. È senza dolce, dai! Lo sto facendo apposta, fa che non c'è. Ti faccio una fetta di panfere con la Nutella. No, mi devi dire un dolce tipico calabrese. Un zabaglione, fresco. Non so proprio come sia. Non è prima. Cena finita, raga, adesso ho appena finito di sparecchiare, ho caricato la lavastoviglie. Qua nel mentre c'è Chloe che mi sta leccando da cima a fondo perché sente l'odore di cibo. Cena spettacolare, sono sazissima, giuro che non ce la faccio. Ma forse perché ho esagerato con la quantità della pasta. Abbiamo fatto 200 grammi a persona, ok? Che comunque è molto più grossa, però comunque sono tanti, infatti ne ho avanzate praticamente due pezzettini. Poi ho mangiato un po' di patate, ma non più di tante perché ero già abbastanza sazia. Però ora che ci penso non ho fatto il caciocavallo alla griglia. E quindi, visto che domani a pranzo sono qua a casa, ne approfitto e taglierò giusto un paio di fettini così vi faccio vedere come si fanno. Quindi raga, io adesso vi saluto, che vado a farmi una bella doccina. Qua fortunatamente ho già sistemato tutto, bevo un caffèino e entro in doccia. Ci vediamo domani per pranzo che vi faccio vedere le due fettine di caciocavallo. A domani. Ciao raga, buongiorno, è arrivato il momento del pranzo. Come vi avevo promesso ieri, oggi vi farò vedere come si fa il caciocavallo alla griglia. Non ci vuole niente, basta tagliare due fettine, le mettete sulla padella ed è pronto. Solo che ieri sera eravamo un po' sazi, quindi non l'abbiamo più voluto mangiare. Naturalmente lo taglio male io e lo devo fare anche più spesso, così non va bene. Ho sbagliato. Se sottosentite il rumorino della padella è perché sto riscaldando le patate che abbiamo avanzato ieri sera, perché qua non si butta niente. Dai raga, ma è imbarazzante. In realtà non dovrebbe venire così. Secondo me non vengono perché le ho fatte troppo sottili. Ed ecco qua le nostre patate di ieri. Mettiamo le fettine di caciocavallo, le lasciamo giusto per qualche secondo. A parte che ho fatto appunto la cavolata, che le ho fatte troppo sottili, quindi mi si scioglierà tutto, già lo so. Se dovete farlo a casa, mi raccomando, tagliatele bene e molto più spesse, perché sennò non viene. Cioè viene ma si scioglie subito. Aspettiamo che si raffreddi un pochino, che così diventa più denso. Alla fine è venuto, sì, in padella era proprio sciolto sciolto, ma adesso che si è raffreddato
Va benissimo così, è perfetto. Troppo buono, mamma mia. Chloe, ti vedo. Ora raga, vi saluto veramente così finisco di mangiare. Un bacione grande grande, spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse cliccate like. Mi raccomando, provate anche voi a preparare questa cenetta che alla fine è super semplice e anche abbastanza veloce. Ma la cosa che vi consiglio di più è di fare il caciocavallo in padella, perché è veramente pazzesco. Io proprio non ci avevo mai pensato, ma una volta provato giù in Calabria, basta, mi sa che anche qua lo comprerò e lo farò sempre così. Ciao ragazzi!